Salve a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro Gladiatore Giallo 64 in una delle giornate più calde e afose di questo fine giugno 2016. Comunque rieccoci con un nuovo video inerente al calciomercato in cui voglio parlarvi di due possibili acquisti che potrebbero arrivare in casa giallorossa per completare la difesa che in questo momento è praticamente lasciata allo scatafascio. Sto parlando di Mehdi Benatia e qua si tratterebbe di un ritorno perché come tutti sapete ha giocato con la Roma nella stagione 2013-2014 e di Mario Rui che arriverebbe alla Roma con la formula del prestito con diritto o d'obbligo di riscatto. Prestito con prima bisogna dargli 3 milioni e poi se lo vogliamo riscattare altri 6 milioni per una cifra totale di 9 milioni di euro. Voglio parlare prima di tutto però di Mehdi Benatia e voglio dirvi che secondo me questo sarebbe un affare assolutamente da fare. È vero che qualcuno dice che ha avuto dei problemi fisici e quindi non è un affare sicuro, nel senso che se tu lo prendi non è sicuro che ti potrà giocare tutte le partite, però comunque guardando proprio il livello tecnico del giocatore è un difensore che a noi serve veramente tanto in questo momento, perché che ha tutte le qualità che anche il nostro miglior difensore come Manolas non ha. Per esempio ha una grande capacità di finalizzare con i colpi di testa e Manolas ha fatto 2 gol in 2 stagioni che sono un po' pochini, e soprattutto è bravo ad impostare il gioco. Questa è una qualità che né Manolas né tantomeno Rudiger, per amor del cielo, sono capaci a fare. E invece secondo me avere un difensore che ti sa impostare il gioco, ti sa servire i palloni, ha un buon piede, perché comunque per essere un centrale ha buon piede, sarebbe una cosa secondo me molto molto importante. Io tralascerei il fatto che è andato via male, diciamo, perché comunque guardando la cessione in sé per sé, guardandola adesso e non ovviamente quando è stata fatta la cessione, è stata comunque una cosa che si doveva fare, perché una squadra come il Bayern Monaco ti offre così tanti milioni, alla fine non è una rivale della Roma, perché quando mai ci siamo giocati qualcosa con loro, e quindi alla fine ci può stare che sia andato via. Io non l'ho considerato un traditore al momento e non lo considero tantomeno tuttora, però ovviamente mi era dispiaciuto perché comunque dopo che la Roma era tornata in Champions mi aspettavo che lui la volesse giocare con noi, e invece è voluto andare in una delle squadre migliori del mondo, quindi alla fine la sua scelta è anche comprensibile. Quindi io non è che dico no, il traditore no, non lo voglio, perché in questi tempi non possiamo attaccarci a ste cose come per dire non lo voglio perché ha detto che tifa Lazio, non lo voglio perché, cioè, di questi tempi conta il valore del giocatore, non quello che ha fatto in precedenza. È ovvio, per dirvi, se per caso tra qualche anno Pjanic ci dice voglio tornare alla Roma, è ovvio che attualmente storcerei un po' il naso perché mi è dispiaciuto, però se tipo in quel momento è diventato ancora più forte, ci potrebbe dare una mano, io a certe cose ci vado sopra. L'importante secondo me in questi casi è il bene della Roma più che l'onore del giocatore, perché alla fine se noi vinciamo la Champions con un giocatore che è antipatico, che cazzo ce ne frega? Ho detto la Champions per dire, no, adesso non è che mi dovete scrivere sui commenti ah, pensi che la Roma vincerà la Champions. Ho detto per dire che se prendiamo un giocatore che sta antipatico a tutti però è forte, ce ne deve fregare una mazza. La Juve c'ha diversi giocatori antipatici, per esempio Bonucci, ma non penso che toglierà via Bonucci per prendere un difensore scarso ma simpatico, e questo è il discorso che volevo dirvi. E quindi secondo me sarebbe un acquisto molto molto importante, considerando oltretutto che dato che non ha avuto una bella esperienza in Germania, il suo costo sarebbe molto minore, potremmo prenderlo sui 17-18 milioni, e per un giocatore come lui sarebbe sicuramente una cifra importante da spendere, perché per la difesa e il centrocampo io voglio che vengano spesi tanti e tanti milioni, perché sono due reparti che in questo momento sono allo scatafascio più totale, e ci serve assolutamente di comprare giocatori sia per fare proprio numero di difesa ma sia proprio per completare e renderlo più forte, perché non è che possiamo prendere i soliti Giomber, Emerson, Palmieri per poter dire eh sì abbiamo 4 centrali, abbiamo 2 terzisti, perché se bisogna far numero con giocatori scarsi preferisco che siamo in 2 o 3 ma che sono perlomeno forti. E quindi ovviamente spero con tutto il cuore che questo affare si possa concludere, anche se dovremo vedere ulteriori ragionamenti. Dicono che Benatia ha la priorità sulla Roma, ma anche la Juve è interessata, quindi se lo vogliamo ci dovremo sbrigare, perché se andrà alla Juve sarà un ulteriore tassello importante per rendergli ancora di più la squadra più forte in Italia, e aggiungerei anche purtroppo. Detto questo, passiamo al probabile acquisto di Mario Rui. Ancora non è ufficiale, ma sembra che sarà ufficiale la prossima settimana, e io penso che l'unico motivo per cui questa firma sia portata così alle lunghe sia semplicemente perché la Roma adesso sta sistemando gli esuberi, sta sistemando quindi il monte ingaggi, e sta vedendo se può prendere Digne ad un prezzo più contenuto dei iniziali 17 milioni, si parla di 10 milioni pagabili in rate, e però la Roma ci sta ancora pensando. Io penso che sia un po' una cavolata, perché spendere 10 milioni per Digne pagabili anche più avanti è un affare d'oro praticamente, cioè io penso che il Paris Saint Germain è più facile di così non ce lo può fare, e quindi secondo me dovremmo accettare assolutamente. E poi io penso una cosa, ho visto su Facebook alcuni sondaggi del tipo cosa scegliete tra Digne e Mario Rui, chi dovrebbe giocare, e io mi domando, ma si
siamo talmente messi male da non avere due terzini sinistri buoni, bisogna avere per forza una pippa e uno buono. Guardiamo la Juve, per esempio, tralasciando che è una squadra più forte, ma a sinistra chi c'ha? Alexandro ed Evra, che sono due signori terzini. Noi abbiamo comunque un buon terzino, anzi adesso non ce l'abbiamo neanche, non ce l'abbiamo, e abbiamo Emerson Palmieri. Volete veramente far credere che siamo così poveri da non poter avere due terzini sinistri buoni? Io penso che avere Digne e Mario Rui come terzini sinistri, entrambi in rosa, sarebbe una cosa ottima, perché sarebbero due buoni terzini, non eccezionali, però comunque avresti un ricambio valido, perché se si infortuna Digne, non può giocare con Palmieri in Champions League, è questo un po' il discorso che volevo farvi. Però parlando adesso più specificatamente di Mario Rui, devo dire che comunque è un giocatore che mi piace, è un terzino molto veloce, molto propositivo, molto aggressivo, e l'abbiamo visto anche a nostre spese, perché quando c'è stato Empoli Roma ha sfracellato le gambe di Rudiger. Però comunque è un giocatore molto determinato e che fa della velocità il suo punto forte. Certo, fisicamente è un po' mingherlino, perché non sarà neanche 1,68 m, 1,67 m, però comunque diciamo che per i terzini ci può anche stare. Alla fine un terzino può essere di spinta, ma non deve essere per forza alto 4 metri per poter spingere bene, e quindi secondo me potrebbe essere un buon acquisto, anche perché con l'Empoli ha dimostrato di crescere stagione dopo stagione, e quindi io lo prenderei senza ombra di dubbio. Quindi, parlando più in generale di questi due possibili affari, io li farei senza ombra di dubbio assolutamente entrambi, perché sono due ottimi giocatori e non ci spenderesti neanche tanto. Poi certo, alla fine si parla anche di Zabaleta, di Skrtel, non so se riusciremo a prendere veramente tutti quelli di cui si sta parlando, però comunque, guardando i giocatori in sé per sé, sono di buon valore e non ti fanno neanche spendere tanto. Questa è la cosa, non è che noi facciamo i nomi di giocatori che bisogna spendere 35 milioni e 8 milioni di ingaggio, per dire, ma sono comunque difensori buoni e per il quale non dovresti spendere neanche tanto. Quindi secondo me, se sono vere queste voci di Zabaleta, Skrtel, Benatia, Rui e tutto quanto, spero con tutto il cuore che si concretizzino in affari ufficiali, perché in questo modo avremo una difesa ottima e perfetta per affrontare tre competizioni, perché se contiamo anche solo i preliminari, ma la Coppa Italia, c'è il campionato, tutto quanto, 40 partite minimo si giocano, e quindi per poter giocarle tutte quante bene serve sia avere titolari forti ma anche avere delle riserve forti. Questo è, diciamo, il mio discorso, anche se comunque penso che anche voi la pensiate in questo modo. Quindi fatemi sapere nei commenti se siete favorevoli ad un possibile ritorno di Benatia e ad un probabile acquisto di Mario Rui. Fatemi sapere se volete lui o Digne, lui e Digne, tutto quello che volete voi fatemelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!